Era Pasciocco per 15 minuti nella facoltà. Grazie Presidente. Approdiamo a questa proposta di delibera dopo un lungo percorso, nato dall'esigenza di riformare le consulte sul tema della disabilità, di fatto operative sul territorio di Roma già da diversi anni, sia a livello cittadino che a livello municipale. La riforma si è resa necessaria a livello cittadino in quanto alla delibera istitutiva nel lontano 1981, che esplicitava in poche righe la volontà appunto di istituire una consulta definita consulta sui problemi delle persone handicappate, non ha mai seguito nel tempo una delibera costitutiva che ne definisse i confini regolamentari. A livello municipale, invece, l'esigenza diffusa tra i cittadini di affrontare le tematiche interessate da questo tipo di consulta ha portato alla costituzione di consulte in quasi tutti i municipi di Roma, cosa che rappresenta un unicum rispetto ad altre tematiche e chiaramente anche rispetto ad altre città. E questo, come dicevamo, sia per la rilevanza, ma anche per la molteplicità delle tematiche che appartengono a questo contesto e sia per la numerosità di persone con disabilità che vivono nel territorio cittadino. Le consulte municipali si sono costituite nel tempo in totale autonomia e indipendenza rispetto alla cittadina e tra di loro, comportando di fatto una disomogeneità tra i vari regolamenti che nel tempo ha generato alcune difficoltà nell'interlavoro e anche nel coordinamento tra di loro e con l'amministrazione capitolina. Da qui l'esigenza di approcciare la riforma secondo un'ottica più estesa che definisse insieme un regolamento puntuale per la consulta cittadina e le linee guida per le consulte municipali e allo stesso tempo che individuasse punti di incontro e di confronto tra tutti gli organismi sia centrale che territoriali. I bisogni, le problematiche, ma anche e soprattutto le aspirazioni delle persone con disabilità di cui tenere conto sono tanti, anche in considerazione del fatto che esistono numerosi tipi di disabilità, spesso fin troppo distanti tra di loro per caratteristiche ed esigenze. Dobbiamo sempre tenere conto di quanto il tutto sia ancora più complicato dall'estensione della nostra città, dalle sue caratteristiche urbanistiche e architetturali intrinseche, ma anche purtroppo dagli ostacoli su cui noi come amministrazione stiamo lavorando dal primo giorno e su cui certamente tutti dovremo ancora lavorare molto. Per questo si rende definitivamente necessario, soprattutto in questo ambito, un modello che parta dall'ascolto dei bisogni delle persone, ma soprattutto delle persone direttamente interessate, un modello che realizzi un confronto continuo e costruttivo, fino ad approdare alla costruzione dei programmi e dei progetti da parte degli organi politici e amministrativi della città, che tengano conto il più possibile di quei bisogni. Inoltre, proprio perché Roma Capitale è un unicum per dimensioni e numerosità dei municipi, deve essere garantito ascolto ampio e diffuso ai suoi cittadini, seguendo un modello di partecipazione che sia più inclusivo possibile e che tenga conto delle tante realtà che fanno parte del variegato universo della disabilità. Da tutto questo possiamo ben comprendere che Roma Capitale aspettava questa riforma da veramente troppo tempo e non ne comprendiamo i motivi, sinceramente, vista l'importanza della tematica. Procederò adesso con un excursus sui principi di riferimento alla base delle scelte normative e come sono poi stati applicati all'interno del regolamento, in particolare del regolamento della consulta cittadina. L'obiettivo principale è stato quello di unire gli aspetti più rilevanti legati alla partecipazione, come dicevo prima, ma anche alla democraticità, alla rappresentatività, alla trasparenza, alla mancanza di conflitto di interessi tipici degli organismi di consultazione, con gli aspetti più intrinsecamente connessi alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. In generale, il regolamento è un lavoro teso principalmente a rafforzare la forza operativa dell'organismo attraverso numerose procedure che di fatto fino ad oggi non sono mai state regolamentate. La consulta rappresenta e deve rappresentare per l'amministrazione un utile contenitore di contributi e di confronto con i cittadini e le loro organizzazioni. I punti cardine della riforma quindi sono l'omogenza e la coerenza tra i regolamenti, quindi come dicevo prima c'è una sorta di uniformità, di armonizzazione tra i regolamenti, tra il regolamento cittadino e quelli municipali. Questo serve chiaramente per facilitare il dialogo tra le consulte e anche tra queste e gli organi amministrativi e politici di Roma Capitale. Ruoli, processi, strumenti comuni sicuramente possono solo rafforzare l'incisività di questi organismi nel portare avanti gli obiettivi comuni. Quindi il regolamento
previsto per le consulte municipali, di fatto, secondo il nostro impianto, deve ricalcare il regolamento cittadino con le eccezioni previste all'interno delle linee guida. Chiaramente i municipi dovranno, a termine, diciamo, dell'eventuale votazione di questa delibera, adeguarsi entro un certo termine. Il contesto normativo. Tutti voi sapete che ieri è stata approvata la delibera 183, cioè sono state apportate modifiche al regolamento del Consiglio Comunale e anche si intenderà in seguito fare delle modifiche al regolamento degli istituti di partecipazione, e questo nell'ottica di uniformare la normativa e rafforzare l'efficienza e l'efficacia delle consulte. Parlavo prima di partecipazione. Partecipazione, per quanto riguarda questo regolamento, viene vista come più inclusiva possibile, soprattutto in ambito municipale, ma il diritto di voto e gli incarichi sono riservati, così come ci è stato chiesto più e più volte dai rappresentanti delle consulte, ma anche da altri cittadini, ai rappresentanti delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e ai singoli cittadini con disabilità o loro rappresentanti. Quindi non si vuole delegare il voto a soggetti che non vivano direttamente la condizione o che possono avere interessi di diverso tipo rispetto agli obiettivi e ai principi alla base delle attività delle consulte. Quindi si vuole stimolare sicuramente la partecipazione dei cittadini. Questo è un obiettivo principale di questo regolamento e questo noi lo facciamo attraverso l'apertura al singolo con disabilità o suo rappresentante, che per alcune consulte municipali rappresentano novità e sicuramente anche per la consulta cittadina, lasciando al tempo stesso opportuno spazio e attenzione a piccole e grandi associazioni così numerose e attive sul nostro territorio e indispensabili, aggiungerei. Si ritiene che non ci sia una destinazione diversa delle associazioni piuttosto che dei singoli soggetti con disabilità, ma che entrambi possano portare un fattivo contributo sia a livello municipale che cittadino, anche perché le tematiche sì sono comuni, ma le competenze possono essere diverse, perché diverse sono competenze, le competenze degli organi di riferimento, chiaramente. Inoltre le associazioni non rappresentano tutte le disabilità presenti sul territorio, questo lo dobbiamo dire. Il discrimine per la partecipazione è l'esperienza e la competenza e non è legata e non può essere legata all'adesione o meno ad organismi associativi. Quindi viene riconosciuto il diritto di voto attivo e passivo anche a singoli cittadini, con modalità però di partecipazione diverse tra la cittadina e le consulte municipali, lo vedremo in seguito. Di fatto però ci tengo già a specificare adesso che viene garantito un maggior peso alle rappresentanze. Le consulte sono sicuramente prioritariamente un luogo di lavoro e questo ci tengo a dirlo perché hanno un ruolo fondamentale, una funzione consultiva e propositiva rispetto ad atti, servizi, progetti di competenza di Roma Capitale. Quindi hanno un ruolo fondamentale nell'analisi delle politiche e degli atti di loro interesse. È chiaro che tutto questo può essere in qualche modo ostacolato dal cosiddetto effetto sfogatoio, quello che le consulte mi hanno anche insegnato a conoscere, ma a mio avviso questo effetto non dipende tanto dal grado di rappresentanza dei soggetti, ma dalle modalità operative che vengono messe in campo sulla base degli obiettivi della consulta, chiaramente. Altro è evitare assemblee troppo numerose, difficilmente gestibili, e per questo con un successivo emendamento sollecitato, ci tengo già ad anticipare, dalle opposizioni, si è optato per un numero ristretto di singoli non associati. Fondamentali in questo contesto, ma di fatto separati proprio per evitare l'effetto di cui sopra, sono momenti di ascolto e di coinvolgimento che la consulta può mettere in atto nei confronti dei cittadini, ad esempio attraverso degli incontri pubblici ad hoc previsti comunque all'interno del regolamento. Un'altra caratteristica, diciamo, di questo modello partecipativo è che l'assemblea non è a numero fisso o a numero chiuso a priori. Nella soluzione proposta la consulta cittadina diventa stabile nel momento in cui vengono verificati i requisiti, in quanto le iscrizioni sono aperte solo per un periodo dell'anno, allo scopo di mantenere gli equilibri e la conformazione dell'organo almeno annualmente. Immaginare un organismo di partecipazione in una città così estesa, formato da un numero eccessivamente ridotto di soggetti, non risulta adeguato, considerando inoltre le numerose difficoltà nel poter garantire la partecipazione agli incontri, soprattutto in un'ottica di attività extralavorativa, come molti di voi sanno, e non remunerata, le difficoltà negli spostamenti, eccetera, che potrebbero rendere le riunioni scarsamente partecipate. Garantire la rappresentatività
La rappresentatività negli organismi partecipativi non è semplice, questo lo sappiamo tutto. Questi criteri che di fatto noi garantiamo nel regolamento attraverso una ripartizione dei soggetti per gli incarichi che sono previsti, sono di fatto vincolati a fattori non prevedibili come la numerosità e la tipologia di persone o organismi intenzionati ad iscriversi alla consulta. A maggior ragione per la presenza di tante tipologie di disabilità come accennavo prima e la numerosità dei soggetti interessati nel territorio di Roma. Quindi risulterebbe notevolmente complicato garantire la rappresentanza di tutte le disabilità in consulta oppure garantire una certa numerosità di rappresentanti in base alla percentuale di persone che hanno una certa disabilità o ancora garantire maggiore o minore incisività ad un organismo associativo sulla base della numerosità delle persone che questo rappresenta. Pertanto risulta più opportuno concentrarsi sulla definizione chiara dei temi e degli obiettivi della consulta, che devono chiaramente rivolgersi a tutte le disabilità presenti sul territorio e a cui tutti gli iscritti devono aderire indipendentemente da chi e cosa rappresentano e dal tipo di istanze che sottopongono. Sarà obbligo degli organi della consulta tenerne conto, mediante opportune forme di coinvolgimento e di collaborazione, delle esigenze che appunto dovessero risultare assenti in termini di rappresentanza, anche tenendo conto della necessità di sollecitare l'ottica di trasversalità con cui si vuole guardare alle esigenze delle persone con disabilità, così come sancito dalla Convenzione ONU. Infine, l'introduzione di incontri pubblici in cui i cittadini possono intervenire, tutto questo rende fluido il contatto con la molteplicità di esigenze del territorio, a cui la consulta deve garantire ascolto. Per stimolare la partecipazione, inoltre, si prevede anche che l'assemblea della consulta sia aperta al pubblico, utilizzando però un meccanismo di comunque prenotazione, proprio perché di fatto possono esserci problemi di accessibilità nelle sale di accesso, scusate. Le deleghe per facilitare la partecipazione in casi specifici sono previste deleghe degli iscritti, ma solo se indicate in fase di iscrizione, e nomine di supplenti per gli incarichi per favorire sostituzioni temporanee e permanenti. Adesso voglio introdurre l'argomento dei rapporti con l'amministrazione, che sono un po' il tasto dolente di tante lamentele, di tante osservazioni che ho ricevuto dalle consulte stesse. Gli organi politici sicuramente non fanno parte della consulta, che mantiene così una sua autonomia, come richiesto dalle consulte stesse. Tale autonomia si rende necessaria per rendere l'organismo imparziale, svincolato il più possibile da logiche politiche. Ma voglio dirvelo, non è così per molti altri regolamenti delle nostre città, delle città d'Italia. Ho avuto modo di leggerne molti e non hanno tutti questa autonomia che noi garantiamo. Ricordiamo però che la competenza nelle definizioni di funzioni, requisiti di iscrizione, struttura degli organi è esclusivamente dell'amministrazione. Tali aspetti non possono essere lasciati alla libera decisione della consulta, alla quale competono aspetti più legati all'organizzazione delle attività. Le consulte ci hanno chiesto di stabilire nel regolamento precisi obblighi degli organi politici e amministrativi nei confronti degli organi della consulta, al fine di coinvolgerla nei processi deliberativi e superare la mancanza di ascolto, cosa accaduta probabilmente troppo spesso in passato. Questa loro richiesta è stata accolta e attuata mediante la modifica di atti di ordine superiore. Come sapete tutti, come accennavo prima, attraverso la delibera 183 è stata eseguita una modifica al regolamento del Consiglio, delibera mia prima firma, che aveva proprio questo obiettivo. È previsto l'invito facoltativo degli organi politici e amministrativi alle riunioni della consulta. La consulta viene invitata dai vari presidenti di commissione, nonché dai membri della giunta, per esporre osservazioni e proposte. Il regolamento prevede anche la possibilità da parte degli organi di governo della consulta di illustrare la relazione annuale prevista dal regolamento in un'apposita seduta di assemblea consiliare, e questo diciamo ricalca il comma 28, scusate, l'articolo 28 modificato sempre nella delibera 183 del regolamento del Consiglio, che riguarda la modifica del regolamento del Consiglio. È prevista la presenza degli organi politici e amministrativi agli incontri pubblici della consulta,
Roma Capitale inoltre agevola la divulgazione delle attività della stessa mediante pubblicazioni allo scopo di promuovere la partecipazione alla consulta stessa e fornisce anche supporti documentali quando richiesto. Tutte queste osservazioni. Scusate, mi interrompo un attimo la lettura perché, come ben capite, sono tanti gli argomenti, sono tante le sfaccettature di questo regolamento. Tutte questi argomenti e quindi queste sollecitazioni mi sono state fatte dalle consulte. Ecco, questo ci tengo a ribadirlo perché effettivamente sono tante le cose di cui c'è bisogno e a cui questo regolamento ha cercato di andare incontro. Inoltre è istituito dall'amministrazione, attraverso il regolamento, un ufficio di supporto alla consulta, un ufficio dedicato, messo in capo alla direzione dell'Assemblea Capitolina, che si pone a garanzia dell'applicazione del regolamento e a supporto dello strumento partecipativo. L'inserimento dell'ufficio di supporto alleggerisce di molto le attività in capo alla consulta, nello svolgere attività di carattere amministrativo, quindi parliamo di verifica delle adesioni, supporto alle votazioni, verbalizzazioni, eccetera. La presa in carico di alcune procedure da parte di dipendenti capitolini sono necessarie per garantire maggiore operatività, trasparenza, efficacia, mentre agli organi delle consulte sono demandati degli obblighi minimi di trasparenza e condivisione, che riteniamo fondamentali. In generale la direzione è quella di sostenere le necessità operative dell'organismo e di garantire allo stesso un riconoscimento concreto e reale, acquisendo così, come ho già detto tante volte, un ruolo di rilievo e di legittimo interlocutore rispetto ai temi interessati. L'amministrazione si fa inoltre garante delle procedure per rafforzare l'efficacia degli organi della consulta ed evitare così possibili problematiche e distorsioni che nel tempo si possono verificare e di fatto si sono verificate. Rapporti tra la consulta cittadina e le consulte municipali. Questo è il terzo elemento fondamentale, l'altro pilastro di questo regolamento, oltre alla partecipazione e al normare i rapporti con l'amministrazione. C'è una grande attenzione al dialogo tra la consulta cittadina e le consulte municipali, prevedendo un maggiore coinvolgimento delle consulte municipali, valorizzando le competenze in seno alle stesse e le specificità territoriali, e rafforzando il ruolo di tutte le consulte che unite, questo almeno è il nostro auspicio, risultano avere maggiore forza ed efficacia anche grazie allo scambio e al confronto. La consulta cittadina, per poter avere uno sguardo ampio sulle numerose e diversificate necessità dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie, non può prescindere dal confronto con le realtà territoriali rappresentate dalle consulte municipali, appunto, eventualmente anche rilevando e prendendo in carico aspetti che risultano essere di sua stretta competenza. Allo stesso tempo le consulte municipali, nel confronto con le altre consulte e con la cittadina, sviluppano uno sguardo più ampio sulle tematiche e apprendono nuove pratiche, informazioni, soluzioni. Per realizzare questo collegamento c'erano diverse possibilità. Con gli emendamenti abbiamo scelto una modalità, dietro sempre richiesta di alcuni dei rappresentanti delle attuali consulte, una modalità, dicevo, che include i presidenti delle consulte municipali nell'assemblea della consulta cittadina, con diritto di voto, e questo chiaramente per facilitare il dialogo e il monitoraggio dei territori e sviluppare sinergie tra gli stessi. Mi sono dilungata molto, quindi accennerò semplicemente al fatto che sono previste delle incompatibilità prevalentemente rispetto alcuni tipi particolari di conflitto di interesse, il fatto di evitare doppi incarichi, è prevista anche una rotazione degli incarichi. Un'altra cosa che ci tengo veramente a sottolineare, anche se in questa delibera è solo accennata, ma ci tengo a presentarvela perché verrà poi elaborata con successivi documenti, con successivi atti, l'istituzione del tavolo di Roma Capitale sull'accessibilità universale, un tavolo che, per quanto io ho potuto apprendere, non è mai esistito e che credo sia veramente indispensabile, quasi scontata la sua presenza. Questo tavolo quindi rappresenta l'intenzione dell'amministrazione di dare un maggiore impulso alle politiche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie e di coinvolgere le consulte sia cittadina che municipali
consulte per i diritti delle persone con disabilità, chiaramente, nell'analisi di tali politiche, insieme ad altri attori via via invitati a seconda delle tematiche affrontate. È convocato dall'assessore politiche sociali o da un suo delegato. Il ruolo più centrale delle consulte municipali, che rappresenta uno dei punti cardine di questa riforma, è garantito dalla partecipazione di tutti i presidenti delle consulte municipali al tavolo a cui le consulte accedono di diritto. Su questo punto sono stati sollevati dei dubbi di sovrapposizione delle competenze, nulla di più sbagliato. Di fatto con questo tavolo si vuole offrire un'importante periodica occasione di confronto tra le consulte e l'amministrazione, indipendente dall'analisi e dai processi delle proposte deliberative, che come sapete hanno tempi spesso lunghi e anche le proposte sono distanti nel tempo tra di loro. È un regolamento che guarda anche molto alla trasparenza, attraverso le pubblicazioni sul sito di Roma Capitale, attraverso appunto l'invio di relazioni, quindi come dicevo prima c'è questa relazione annuale che viene redatta dalla consulta e che contiene di fatto le attività stesse svolte nel corso dell'anno. Questa relazione deve essere chiaramente inviata agli organi politici e può essere, come accennavo prima, anche gli strada. Sì, ho quasi chiuso, ho concluso, grazie. Veramente sono rimasti proprio due punti. Uno riguarda la continuità verso e il limite degli incarichi, cioè la continuità è garantita dalla norma transitoria sicuramente e da un certo numero di mesi di tempo per l'adeguamento, come dicevo prima, dei municipi alle linee guida. Allo stesso tempo viene favorito un ricambio di ruoli e quindi si inserisce una norma retroattiva che vale solo chiaramente per la prima attuazione, ma in seguito l'applicazione del regolamento impedisce di fatto che si possano superare i 6 anni di mandato, con uno stop di un mandato chiaramente e poi sarà possibile ricandidarsi. E l'ultimo punto è l'efficacia della consulta. Oltre a definire chiari processi di interazione con l'amministrazione attraverso la delibera 183 approvata ieri in aula consiliare, e aumentare le occasioni di confronto e di coinvolgimento delle consulte, si è pensato di distribuire le responsabilità degli incarichi tra vari soggetti, creando un organo esecutivo sufficientemente allargato e rappresentativo per rafforzare l'incisività e l'operatività dello stesso. Ogni membro della commissione ha quindi uguali poteri esecutivi. Al presidente ovviamente compete la rappresentanza unitaria della consulta. Ne scaturisce un lavoro. Il lavoro fin qui descritto di fatto è molto articolato, è un lavoro che di fatto può rappresentare una base per la regolamentazione di altre consulte e altri organismi di partecipazione, questo almeno è il mio augurio, soprattutto nei casi in cui si ravvisi la necessità di ascoltare i territori, ma anche poi di riportare il loro contributo in un organismo centrale. Grazie a tutti per l'attenzione, scusate se mi sono dilungata, ma come molti di voi hanno compreso il regolamento è molto ampio. Grazie.